Continua il dibattito sulla Bigorda 2013. Dopo la provocatoria uscita del Rione Nero di non partecipare alla prossima edizione del Palio per i giovani, che giovani più non sono, senza una revisione del regolamento, è il turno dell'amministrazione comunale, nella veste del sindaco stesso, rispondere a Fabio Cavina. Beh, rispondo in maniera altrettanto netta che innanzitutto mi sembra sbagliato l'approccio. Non si può porre un problema in maniera così categorica, out, o fate come diciamo noi o non si corre la bigorda. Credo che si debba discuterne, esiste un ambito di confronto, un organismo collegiale che è il Comitato Palio, in quel contesto si cercherà una soluzione al problema. Un problema che nasce non tanto dalle regole da cambiare, quanto da una situazione nelle scuderie dove da qualche anno diversi rioni fanno fatica a trovare i rincalzi, i rimpiazzi dei fantini che corrono il palio. Credo che allora bisogna lavorare su questo, cercare di promuovere maggiormente la bellezza delle corse equestri, delle giostre storiche, partendo dai ragazzi delle scuole per far uscire dei giovani che abbiano voglia di impegnarsi nelle scuderie, dalla cura del cavallo fino alla corsa, e credo che su questo ci siano degli spazi. Il Comune ha messo a disposizione un grande impianto del Centro Civico Rioni e penso che con un po' di buona volontà i Rioni possano impegnarsi per valorizzarlo. Vista anche un po' la crisi economica, i costi che comporta il palio, ha ancora senso fare un palio per i giovani, visto che i giovani non ci sono? Ma guarda, ci sono dei costi fissi per organizzare questi eventi che farne uno, farne due, sì, ci sarà un risparmio, ma non è che si risparmi la metà, perché comunque la preparazione del campo di gara, l'installazione delle tribune mobili, ci sono questi costi, se li sostieni per due corse, ma vale la pena farlo. Io credo che ci siano gli spazi per trovare un punto d'intesa su questa situazione, partendo da un presupposto, che la Bigorda deve comunque essere una corsa che valorizza i giovani e quindi porre in ogni caso un limite di età. Io sul tavolo porterò la proposta dei 30 anni e un limite di territorialità, per evitare, che vengano fatti correre fantini provenienti da fuori, Faenza, ingaggiati per quella corsa e arrivederci. La territorialità può essere anche più ampia rispetto al comune di Faenza. Si può ipotizzare anche il territorio della nostra Unione della Romagna Faentina e dei comuni ad essi limitrofi. Per cui penso che sia già una bella apertura che potrebbe dare la possibilità a quei rioni che hanno dei fantini del palio giovani di poterli far correre anche alla Bigorda. Però questa è un'ipotesi, dovrà essere discussa al tavolo insieme a tutti i rioni. Federico Lega per Faenza Web TV.